Joygo, cuffie Bluetooth JH05 per corse palestra con microfono integrato. Questo è il prodotto che vado a recensire insieme a voi quest'oggi. Il prodotto arriva all'interno di una confezione di cartone. All'interno sono presenti le cuffiette, tre misure di gommini di diverse dimensioni per poter adattare al meglio le cuffie all'interno della cavità uditiva, una rotellina di plastica dura che ci permetterà di accorciare la cordicella delle nostre cuffie, un cavetto di ricarica micro USB, e infine un foglietto illustrativo in lingua inglese. Abbiamo delle cuffiette in-ear nere con microfono integrato, utilizzabili quindi anche durante una chiamata, un peso di circa 60 grammi e una compatibilità delle stesse con la maggior parte dei device. Io l'ho testate sul mio Lenovo Moto G4 e hanno funzionato perfettamente. È presente un livello waterproof IPX4 che protegge le cuffie da pioggia, sudore e schizzi d'acqua, ma non dalle immersioni. Una batteria inoltre integrata di 150 mAh e una distanza massima delle cuffie dal proprio device di 10 metri. Per quanto riguarda i materiali, si tratta di una plastica davvero molto leggera, il cavo, la corda delle cuffie appare abbastanza robusto. La parte destra delle cuffie presenta il tasto power on off, un piccolo LED in basso, i due tasti del volume più e meno e in alto il foro del microfono. La parte sinistra delle cuffie presenta esclusivamente l'entrata micro USB dove si andrà ad attaccare il cavetto di ricarica che viene chiusa ermeticamente da questa parte in gomma. Per quanto riguarda la funzionalità del prodotto, premendo una volta il tasto più rispettivamente meno si aumenta e rispettivamente diminuisce il volume, a volume massimo viene messo inoltre un beep. Tenendo premuto per 2 secondi il tasto più, rispettivamente meno, si passa alla traccia successiva, rispettivamente precedente. Durante una chiamata, tenendo premuto il tasto più per 2 secondi, l'audio passerà dalle cuffie allo speaker del device. Tenendo premuto per 3 secondi il tasto power off on, si spengono o accendono le cuffie. Premendo una volta il tasto power off on, si mette in pausa la traccia musicale. Alla ricezione di una chiamata, premendo una volta il tasto Power Off On, si risponderà alla chiamata, mentre premendo sempre una volta il tasto Power Off On, si chiuderà la chiamata. Inoltre, premendo 2 volte il tasto Power Off On, si risponde durante una chiamata corrente ad un'altra chiamata. E premendo sempre 2 volte il tasto Power Off On, si passa da una chiamata all'altra. Per quanto riguarda l'accoppiamento delle cuffie col device, è davvero molto facile. Basta premere il tasto Power off on finché il LED si alternerà del colore verde e rosso ed apparirà la scritta Joygo JH05 sul proprio device. Presente anche la possibilità di connettere contemporaneamente due device tramite il Bluetooth. Parlando della batteria appare scarica quando il LED lampeggia di rosso a distanza di 1 minuto, veloce la ricarica che sarà completata dopo 2 ore. Il LED diventerà verde una volta che la ricarica è completata. Va detto che con una ricarica completa è prevista la possibilità di parlare 7 ore ed ascoltare la musica per 6 ore. Arriviamo a quella che è la fase di test. Parto col dire che nonostante non mi faccia impazzire più di quel tanto questo design, a mio avviso un po' sempliciotto, una volta che lo indossate lo trovate davvero molto leggero e soprattutto stabile grazie a questa parte di plastica che si pone dietro le orecchie. Utili sicuramente quindi per l'impiego durante una corsa in palestra. Io le uso in palestra visto che le cuffiette con cavetto jack mi sono sempre di intralcio, durante i movimenti del corpo vanno sempre a cadermi. È una cosa che si potrebbe secondo me evitare questo LED verde che come vedete continua a lampeggiare durante l'utilizzo delle cuffie che secondo me è superfluo. Un aspetto di cui sono rimasto veramente colpito è la qualità dei bassi che appare nettamente superiore rispetto ad altre cuffie, mentre la qualità degli alti la trovo nella media. Positivo anche il fatto che nonostante i rumori esterni la musica si riesca ad ascoltare molto bene e aggiungerei inoltre che a volume massimo il suono non tende a grattare più di quel tanto e che non ho riscontrato frusci durante la connessione Bluetooth. Infine, per quanto riguarda il suono in entrata e in uscita durante una chiamata vocale, devo dire di non aver trovato punti di debolezza, da notare solo che per la registrazione di messaggi vocali su WhatsApp e Telegram il microfono delle cuffie non va.